Ciao, benvenuti. Oggi vediamo insieme una pratica dedicata alla stabilità e alla forza, quindi per sentirci più stabili, forti, ma non solo sulle gambe e sui piedi, ma proviamo a sentire e percepire tutti i nostri punti d'appoggio. Quindi quando siamo con il peso sulle mani, cerchiamo di sentire le nostre mani che premono contro la terra, cerchiamo di sentire la forza anche lì e connettiamoci al centro del corpo, al nostro addome. Bene, cominciamo. Cominciamo seduti in una posizione comoda. Posso sempre usare un supporto su cui sedermi per ruotare naturalmente il bacino leggermente in avanti e sentirmi con la schiena più dritta, sentirmi più stabile. E qui chiudo gli occhi. Chiudo gli occhi per qualche istante e inizio a portare l'attenzione all'interno, preparo la mente e il corpo alla pratica, faccio tutti quei piccoli aggiustamenti per sentirmi ben radicato su entrambi gli ischi e da qui la colonna vertebrale si distende verso l'alto e il respiro la attraversa. Rilasso le spalle. Lascio andare ogni tensione dal viso. E lentamente mi connetto al mio respiro. Inspiro ed espiro dalle narici. E sento il ventre che si espande ad ogni inspirazione. E con ogni espirazione lascio che il mio ombelico rientri dolcemente verso la colonna, senza forzare, lascio che avvenga, seguo questo movimento. Con la prossima ispirazione lascio che le mie braccia seguano l'inspiro fino alla fine e si sollevano verso l'alto. Espirando, le mani unite scendono davanti al petto. E ancora, inspiro, sollevo le braccia, mi allungo verso l'alto. Espiro, mani unite al petto. Ancora un respiro profondo, inspiro. Mi allungo verso l'alto ed espirando, questa volta vado in torsione a destra. Mano sinistra sul ginocchio destro, mano destra dietro. E qui uso il mio respiro per trovare spazio nella mia torsione. Ogni volta che inspiro, sento la colonna che si distende verso l'alto ed espirando, lascio che il mio ombelico rientri dolcemente verso la colonna e creo spazio. Se non ho fastidio al collo, guardo oltre la mia spalla destra. Ancora la prossima ispirazione ritorno al centro, distendo le braccia verso l'alto, mi allungo qui. Espiro, torsione a sinistra, mano destra sul ginocchio sinistro, mano sinistra dietro. Uso il mio respiro, inspiro, cresco, espiro fino in fondo. L'addome si attiva e trovo lo spazio per entrare nella mia torsione e magari intensificarla anche di pochissimo ad ogni respiro. Se posso, guardo oltre la mia spalla sinistra. Con la prossima ispirazione ritorno al centro, inspiro, mi allungo verso l'alto ed espirando le braccia scendono e ritorno al centro. Mi porto in posizione quadrupedica,
con i polsi sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, dita delle mani ben aperte sul mio tappetino, schiena distesa, collo lungo, gatto mucca. Inspiro, punto i piedi, il coccige sale, inarco dolcemente la schiena e lascio che le mie scapole si avvicinino l'una all'altra. Apro il petto. Espiro, dorso dei piedi a terra, spingo via il tappetino con le mani, curvo la mia schiena, separo qui le scapole, abbandono la testa e guardo verso il mio ombelico. E continuo questo movimento sul ritmo del mio respiro. Inspiro, punto i piedi, il coccige sale, inarco dolcemente la schiena, unisco le scapole. Espiro, dorso dei piedi a terra, spingo via il tappetino con le mani, curvo la mia schiena. E continuo, lo faccio ancora qualche volta. Seguo ogni inspiro fino alla fine, ogni espiro fino alla fine. Mi lascio guidare dal mio respiro. E snocciolo la colonna, vertebra dopo vertebra, dal coccige fino alla sommità del capo. Ancora una volta. E con la prossima ispirazione ritorno in posizione neutra, spalle attive, addome che si attiva, inizio a sentire bene il mio ombelico che rientra verso la colonna, punto le dita dei piedi e sollevo le ginocchia mantenendo la schiena ben dritta, quindi senza inarcare, mi sento bene stabile qui sulle mie mani, le mie spalle sono attive, sono forti, il mio centro è attivo. Inspiro ed espirando lentamente mi spingo indietro nel mio cane a faccia in giù e inizio a pedalare la posizione stendendo una gamba e poi l'altra. Trovo il mio Adho Mukha Svanasana, lentamente faccio tutti quei piccoli movimenti che mi servono per sentirmi comodo e stabile. Il coccige si allunga verso l'alto, il petto si apre verso le cosce, verso le gambe, i talloni vogliono andare a terra, ma è solo un'intenzione, do sempre la priorità alla mia schiena di allungarsi. Il mio ombelico rientra verso la colonna, il collo è rilassato. Provo anche ad andare oltre l'abitudine, a sentire se ho bisogno di qualche movimento in particolare, lo faccio. Provo davvero a ascoltare il corpo e sentire quello che mi chiede. Adesso ho bisogno anche di muovere il collo. Lo faccio. E quando me la sento mi fermo nel mio Adho Mukha Svanasana, stendendo le gambe, ma posso sempre ammorbidire le ginocchia in qualsiasi momento. Non voglio sentire troppa tensione la parte posteriore delle mie ginocchia. Stendo bene la schiena. Inspiro, sollevo i talloni, guardo tra le mani e con uno o più passi porto i piedi tra le mani. Piedi aperti alla larghezza del bacino, ginocchia morbide quanto necessario, mi abbandono verso terra, aggancio i gomiti con le mani e oscillo dolcemente da un lato all'altro. Abbandono completamente la testa, il collo, le spalle. Lascio che il peso della parte superiore del corpo vada ad allungare tutta la catena muscolare posteriore. Mantengo attivi i quadricipiti e l'addome per proteggere la mia schiena. Quindi non è necessario stendere completamente le gambe, siamo all'inizio della pratica. Cerchiamo di ascoltare il nostro corpo. E mi fermo al centro, abbandono giù le braccia, mani sotto le ginocchia, stendo la schiena, Ardha Uttanasana, mi allungo bene qui, mi tirano con un filo dalla corona della testa e dal sacro nella direzione opposta,
Distendo bene la colonna, ruoto le spalle indietro. Inspiro ed espirando ammorbidisco le ginocchia e ritorno verso terra. Con la prossima inspirazione piego magari un pochino di più le ginocchia, l'ombelico sento che rientra verso la colonna e snocciolo vertebra dopo vertebra la mia schiena per risalire. Le spalle e la testa sono le ultime ad arrivare. Ruoto le spalle indietro, apro il petto. Mi porto all'inizio del tappetino, piedi uniti e aperti alla larghezza del bacino, l'importante è che siano paralleli. Allungo il sacro verso il basso, ombelico verso l'alto e verso la colonna, ruoto le spalle indietro, le scapole che si vogliono unire dietro, il collo rilassato, la corona della testa che punta verso l'alto. Qui sento proprio bene, inizio a sentire, a percepire i miei piedi ben radicati a terra e poi la spinta verso l'alto. Inspiro, sollevo le braccia, mi allungo, espiro, ammorbidisco le ginocchia e mi fletto in Uttanasana. Stendo la schiena Ardha Uttanasana, espiro, ritorno in Uttanasana con due passi panca e qui sostengo la posizione, corpo tutto su una linea, spalle sopra i polsi, attivo bene le mie spalle e l'addome, collo lungo, sono forte e stabile. Inspiro, espirando, posso portare le ginocchia a terra e fare il mio chaturanga con il supporto delle ginocchia, oppure lascio le ginocchia sollevate da terra ed espirando cerco di portare il corpo a terra, tutto su una linea, senza crollare con il bacino. Gomiti stretti e contro il busto. Mani ai lati del petto, dorso dei piedi a terra, pube ben radicato a terra. Inspiro, ruoto le spalle indietro, spingo sui palmi delle mani, spalle lontane dalle orecchie e mi sollevo per cobra. Espiro, piego le ginocchia, appunto i piedi e vado in Adho Mukha Svanasana, cane a faccia in giù. Inspiro, sollevo i talloni, guardo tra le mani, piedi tra le mani. Stendo la schiena, Ardha Uttanasana, e espiro, ritorno giù. Inspiro, tutto su. Espiro, tutto giù. Stendo la schiena, Ardha Uttanasana, e espiro, ritorno in Uttanasana. Panca. Espiro, Chaturanga. Cobra. Adho Mukha Svanasana. Inspiro, espiro, piedi tra le mani. Stendo la schiena, inspiro, espiro, Uttanasana, inspiro tutto su. Espiro, ritorno in Uttanasana. Stendo la schiena, Ardha Uttanasana, espiro, Uttanasana, inspiro, panca. Espiro, Chaturanga. Cobra. Cane giù. Stendo bene la schiena. E da qui porto le ginocchia a terra. Bene, ritrovo la mia posizione, ritrovo i miei quattro punti. Quindi porto, sento le ginocchia sotto le anche, le mani sotto le spalle, i polsi sotto le mie spalle. Schiena neutra, spalle attive. Vado a stendere la gamba destra, puntando il piede destro e poi la sollevo all'altezza del gluteo, non oltre. Attivo qui bene l'addome, anzi porto la mano sinistra sul ventre e sento di compattarlo bene verso la schiena. E da qui allungo il braccio sinistro e con questo controllo mi fermo nella posizione schiena, addome forte. Respiro.
Porto la mano sinistra a terra, ruoto la tibia sinistra verso sinistra e con controllo sposto il peso sul mio braccio sinistro, la gamba destra resta sollevata, piede flesso a martello, glutei attivi, addome attivo, sollevo il braccio destro verso l'alto e se posso guardo verso l'alto. Con controllo, se posso senza portare a terra la mano destra, riporto il piede destro tra le mani. Accompagno il bacino in avanti verso il basso, stendo la schiena, apro il petto, mi fermo qui per qualche respiro. Punto il piede sinistro a terra e sollevo il ginocchio sinistro. Forte e stabile sulle gambe, se ho bisogno di un pochino più di stabilità, faccio un mezzo passettino in avanti con il piede sinistro, schiena ben allungata. Spingo sul piede destro a terra, attivo il mio addome e sollevo, stacco le mani da terra, quindi porto il busto in diagonale. E da qui distendo il braccio sinistro avanti e il braccio destro dietro e mi allungo come se fosse una freccia. Sento bene la spinta sui miei piedi e mi connetto con il mio centro. Inspiro ed espirando passo al centro. I miei piedi vanno paralleli, li porto paralleli e abbandono giù la testa agganciando i gomiti con le mani. E mi lascio cadere qui. Se mi fa piacere posso oscillare dolcemente da un lato all'altro. Mi fermo al centro. Lascio cadere giù le braccia, inspiro, stendo la schiena. Mani sui fianchi, gomiti indietro e con la prossima inspirazione spingo sulle piante dei piedi e risalgo. Da qui, inspiro, sollevo le braccia verso l'alto, mi allungo, espiro, apro il piede destro avanti e trovo Virabhadrasana 2, il mio secondo guerriero. Fletto la mia gamba destra, braccia all'altezza delle spalle che si allungano, guardo verso la mia mano destra. Piedi forti, gambe forti, trovo forza e stabilità qui. Il palmo della mano destra si solleva verso l'alto ed inspirando mi inclino indietro e apro. Espiro, mani a terra, passo indietro panca. Espiro, chaturanga, cobra o cane a faccia in su, urva mukha, adho mukha svanasana, espirando. Stendo bene la schiena. E da qui riporto le ginocchia a terra per fare tutta la sequenza dall'altro lato. Quindi riporto le ginocchia sotto le anche, i polsi sotto le spalle, le mani ben aperte sul tappetino e qui cerco di percepire proprio il contatto con la terra e la connessione al centro del corpo. Vado a stendere la gamba sinistra dietro, la sollevo all'altezza del gluteo, piede flesso a martello, con la mano destra la porto sul ventre e sento proprio di compattarlo verso la schiena. E con questo controllo distendo il braccio destro oltre la testa e mi allungo, mi tirano dalla mano destra e dal tallone destro, sinistro. Inspiro. E riporto la mano destra a terra, ruoto la tibia destra verso destra, sposto il peso sul lato destro, quindi sulla mia mano destra, sul braccio destro, spalla destra, la gamba sinistra è sollevata, attiva, piede flesso martello, sollevo il braccio sinistro e mi allungo verso l'alto. E qui respiro. Ho coscienza in tutto il corpo, glutei attivi, addome attivo. La mano destra che spinge bene a terra.
E con controllo porto il piede sinistro tra le mani. Le mani vanno a terra, i lati del piede, il bacino scende in avanti e verso il basso, il petto si apre, la schiena si distende. Qualche respiro qui. Punto il piede destro, sollevo il ginocchio destro da terra, gambe forti e stabili, i miei piedi che spingono bene a terra. Sollevo le mani, le stacco da terra, il corpo, il busto in diagonale. E da qui allungo il braccio destro avanti, il braccio sinistro dietro, divento una freccia. Mi connetto col mio centro. Inspiro ed espirando passo le mani al centro, i miei piedi paralleli. Inspiro, stendo la schiena, mi allungo e questa volta espirando mi fletto completamente nella mia flessione in avanti. Se posso, le mie mani vanno sulla linea dei piedi e i gomiti si piegano un pochino indietro, altrimenti resto dove arrivo, non è assolutamente problema. Se invece porto già la testa, la corona della testa a terra, posso diminuire la distanza dei piedi per rendere la posizione un pochino più intensa. Inspiro, stendo la schiena, mi allungo, espiro, mani sui fianchi, gomiti indietro e con la prossima inspirazione spingo sulle piante dei piedi, attivo le mie gambe e mi sollevo. Inspiro, sollevo le braccia, mi allungo verso l'alto, espiro, apro il piede sinistro in avanti, il piede destro a 45 gradi e trovo il secondo guerriero, Virabhadrasana 2, forte e stabile qui. Pancia dentro, coda sotto, sono forte, verso le gambe, il centro del corpo attivo. Palmo della mano sinistra verso l'alto, inspirando, mi inclino indietro e apro. Espiro, mani a terra, passo indietro, panca. Espiro, chaturanga, cobra o urva mukha, adho mukha svanasana. Stendo bene la schiena, mi prendo il tempo per qualche respiro profondo. Con la prossima inspirazione sollevo la gamba destra al cielo, ma la sollevo fin tanto che riesco a mantenere il controllo delle mie anche allineate in avanti, quindi non mi interessa sollevarla troppo. La sollevo fin tanto che riesco a mantenere questo controllo. Inspiro, espiro, piede destro tra le mani. Tallone sinistro sollevato da terra, gambe forti, mi connetto con il mio centro e con la prossima inspirazione mi sollevo nell'affondo alto e qui mi siedo, apro il petto, respiro. Inspiro, espirando, inclino, mi inclino in diagonale, inclino il busto, mi allungo, qui sono di nuovo una freccia, attivo il mio addome, l'ombelico che rientra verso la colonna. Spingo bene sul piede destro a terra, unisco i palmi delle mani davanti al petto, inspiro ed espirando faccio un passo in avanti ed entro nella sedia, Utkatasana, e da qui sollevo le braccia verso l'alto. Peso sui talloni, pube perpendicolare a terra, addome forte e attivo. Con la prossima inspirazione risalgo e mi porto dietro il ginocchio sinistro verso il petto. Stendo bene la schiena, mi allungo qui. Il mio piede destro che spinge a terra, il mio centro attivo, forte e stabile.
Con la mano destra tengo il ginocchio sinistro verso il petto, allungo il braccio sinistro davanti a me, inspiro ed espirando lentamente con controllo entro nella mia torsione verso sinistra. E lentamente ritorno in avanti e sciolgo la posizione. Ok, se perdo l'equilibrio non è un problema. Anzi, osservo tutti quei piccoli movimenti, tutti quei piccoli aggiustamenti che devo fare per ritrovare l'equilibrio. Ok. Mi riporto. Sono in piedi all'inizio del tappetino, piedi uniti aperti alla larghezza del bacino. Inspiro, sollevo le braccia verso l'alto e mi allungo. Espiro, Uttanasana. Stendo la schiena, Ardha Uttanasana, espiro, ritorno in Uttanasana con due passi, Panca. Espiro, Chaturanga, Cobra, Urvamukha, Adho Mukha Svanasana. E da qui sollevo la gamba sinistra al cielo, sentendo quell'allineamento delle mie anche, quindi non la sollevo oltre. Voglio sollevarla fin tanto che riesco a mantenere questo controllo. Inspiro, espiro, piede sinistro tra le mani. Ok, forte e stabile qui. Gamba, piede sinistro forte a terra, gambe entrambe attive, mi connetto con i miei piedi, con il mio centro. Inspiro, mi sollevo e mi siedo. Apro il petto. Inspiro ed espirando, poi mi porto in diagonale, quindi mi allungo come se fosse una freccia. Il mio piede sinistro spinge a terra, lo sento stabile. Unisco le mani davanti al petto, inspiro ed espirando, passo in avanti, sedia. Sollevo le braccia verso l'alto. Peso sui talloni, pube perpendicolare a terra, sento bene i miei addominali bassi che si attivano. E con la prossima ispirazione salgo in piedi e mi porto dietro il ginocchio destro verso il petto. Mi connetto con il mio centro, stendo bene la schiena e il piede sinistro diventa la mia radice. Tengo il ginocchio destro con la mano sinistra, allungo il braccio destro davanti a me, inspiro ed espirando lentamente con controllo entro nella mia torsione verso destra. Ok, altrettanto lentamente ritorno in avanti e sciolgo la posizione, shakerò un pochino le gambe. Mi prendo il tempo per qualche respiro. Inspiro, sollevo le braccia, mi allungo verso l'alto. Espiro, Uttanasana. Stendo la schiena, Ardha Uttanasana. Espiro, ritorno in Uttanasana con due passi, Panca. Espiro, Chaturanga, Cobra, Urvamukha, Adho Mukha Svanasana. Espirando, stendo bene la mia schiena. Qui posso piegare molto le ginocchia per sentire il mio coccige che sale bene verso l'alto. E poi ginocchia a terra, Balasana, glutei sui talloni, braccia in avanti oppure braccia dietro. Provo a sentire qual è la variante di Balasana che è meglio per me in questo momento. E qui mi fermo, mi abbandono. Ascolto il mio respiro, resto in ascolto delle sensazioni. Osservo l'inspiro che massaggia la schiena e osservo l'espiro che aiuta il mio corpo ad abbandonarsi verso terra.
Con la prossima ispirazione lentamente snocciolo la colonna e mi sollevo. Bene, e mi porto a sedere. Ok. Mi porto a sedere e distendo le gambe davanti a me. Mi radico bene su entrambi gli ischi, attivo le mie gambe, fletto i piedi a martello, sollevo le braccia verso l'alto, Dandasana. E qui sento proprio la spinta dagli ischi alla sommità del capo, anzi alle dita delle mani. Sto proprio di allungarmi verso l'alto, mi allungo verso l'alto ma con una base stabile, che in questo caso sono i miei glutei. E osservo il mio ombelico che rientra verso l'alto, verso la colonna e mi aiuta a distendere bene la schiena. Uso il mio respiro. Inspiro ed espirando raccolgo il ginocchio sinistro al petto. Lo apro lateralmente, pianta del piede sinistro nell'interno, coscia destra, gamba destra attiva. Inspiro, mi allungo ancora una volta verso l'alto ed espirando mi fletto verso la mia gamba destra. Non mi interessa dove arrivo, posso rimanere qui, va benissimo. Non voglio chiudermi, l'intenzione non è portare la testa, la fronte al ginocchio, ma è allungare come se volessi portare il petto verso il mio piede, in modo da sentire la flessione partire dal bacino e non dalla schiena. E qui mi allungo. E uso anche qui il mio respiro per creare la forma, per trovare spazio. Ogni volta che inspiro sento bene di allungarmi, di distendere la colonna. Ogni volta che espiro il mio addome si svuota fino in fondo, creo spazio, trovo lo spazio e lascio che sia il respiro a chiudere la posizione, non la mia voglia di scendere. Inspiro, stendo la schiena, espiro e con la prossima ispirazione risalgo. Bene, porto, sollevo il ginocchio destro, il ginocchio sinistro, pianta del piede sinistro a terra, mano sinistra dietro il gluteo. Inspiro, sollevo il braccio destro, mi allungo. Ed espirando vado ad abbracciare la mia gamba sinistra. Il centro del petto ruota verso sinistra, la spalla sinistra si apre e porto lo sguardo oltre la mia spalla sinistra se posso. E di nuovo qui sono nella mia torsione. Inspiro, allungo, espiro, svuoto. Posso rimanere qui e va benissimo, oppure restando sempre nella torsione, vado a prendere con la mano destra il taglio, la parte esterna del mio piede sinistro. Inspiro ed espirando stendo la gamba, ma posso anche non stenderla completamente. Se per stenderla completamente faccio questo, preferisco tenere il ginocchio un pochino più morbido e rimanere con la schiena dritta. E continuo a restare nella mia torsione. Continuo a usare il respiro per trovare spazio. Posso stare qui o posso allungare il mio braccio sinistro. E lentamente ritorno al centro. Lo faccio molto lentamente. Stendo la gamba sinistra. Mi radico nuovamente su entrambi gli ischi, base stabile, da lì mi allungo verso l'alto, distendo le braccia, le scapole scivolano verso il basso, mi allungo. Inspiro ed espirando raccolgo il ginocchio destro al petto, lo apro, pianta del piede destro nell'interno, coscia sinistro. Ok. Gamba sinistra attiva, piede flesso a martello. Inspiro, cresco. Espiro, mi fletto verso la mia gamba sinistra, ma mi allungo come se mi tirassero con un filo dal petto. Quindi non mi interessa scendere, chiudermi con la testa verso il ginocchio, ma mi allungo verso il mio piede.
La mia flessione parte dal bacino e qui uso il respiro per chiudere la posizione. Inspiro, stendo, espiro, svuoto, il mio addome si contrae, faccio spazio. Inspiro, stendo la schiena, espiro qui e con la prossima inspirazione risalgo. Sollevo il ginocchio destro, pianta del piede destro a terra, gamba sinistra resta sempre attiva. Porto la mano destra dietro il gluteo destro. Inspiro, allungo il braccio sinistro, il fianco sinistro ed espirando abbraccio la mia gamba destra. Il centro del petto ruota verso destra. La spalla destra si apre e guardo oltre la mia spalla destra e qui resto per qualche respiro. Posso stare qui e va benissimo e continuare a respirare in questa torsione, oppure con la mano sinistra vado a prendere il taglio, la parte esterna del mio piede destro, inspiro ed espirando stendo la gamba destra senza necessariamente stenderla del tutto, quindi posso tranquillamente lasciare il ginocchio morbido. Stendo la schiena inspirando, espirando. Ombelico verso la colonna e qui mi fermo oppure distendo il braccio destro e guardo verso la mia mano destra. Lentamente ritorno. Ok, distendo la gamba destra. Piego entrambe le mie gambe, porto le piante dei piedi a contatto, un pochino separate dal pube nella posizione del diamante. Afferro le tibie, inspiro, allungo la colonna verso l'alto ed espirando mi abbandono verso terra senza nessuna attivazione muscolare. Mi lascio andare, mi lascio cadere giù, abbandono i palmi delle mani rivolti verso l'alto, proprio nel gesto di abbandono. E sciolgo, posso sciogliere anche la testa, il collo, facendo dei piccoli movimenti. Il mio respiro massaggia la schiena. E mi godo le sensazioni in questa posizione. Lentamente con la prossima ispirazione snocciolo la colonna, mi sollevo e distendo la schiena. Mi prendo il tempo per qualche respiro. Bene. Puoi portarti in Shavasana e rimanere per tutto il tempo che ti serve. Quindi ti rilassi a terra, chiudendo gli occhi, e resti finché ne hai bisogno, finché ne senti la necessità. Io ti ringrazio per aver praticato con me. Alla prossima, Namaste. Grazie.